Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. Oggi sono qui di nuovo con un tutorial su Photoshop, dato che in molti mi avete chiesto di rifare questa serie che vi è piaciuta tanto. Nel video di oggi andremo a vedere come fare un progetto del genere, quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito con il video. Innanzitutto, se mi sentite con una voce strana è che mi sono preso un raffreddore tremendo, però nulla di che l'inverno è arrivato pure da me e niente. Quindi, per prima cosa dobbiamo scegliere un'immagine che vogliamo utilizzare come base del nostro progetto, l'immagine sulla quale poi dopo applicheremo l'effetto del testo bucato. Quindi adesso vado ad aprire Google Chrome, Google Immagini, vado su Google Immagini e cerco un'immagine che credo che sia adatta per questo tipo di progetto, ovvero una foto di San Francisco. Poi dopo metto la risoluzione del mio progetto, che in questo caso è 1920x1080. Quindi scrivo San Francisco 1920x1080. Direi che questa immagine per il mio progetto va più che bene, quindi la scarico e semplicemente la trascino in Photoshop. Bene, adesso dobbiamo creare un livello che sarà il livello di sfondo del nostro testo, ovvero quel rettangolo che verrà ritagliato seguendo la forma del testo. Quindi per far questo dobbiamo creare un nuovo livello, quindi per creare un nuovo livello possiamo fare o CMD Shift più N oppure andare in livello nuovo. Premiamo ok e per prima cosa selezioniamo lo strumento secchiello, dirigiamoci sul colore dal quale vogliamo fare il rettangolo, in questo caso direi bianco che si abbina anche con l'immagine e badando bene ad aver selezionato il livello in questione, premo su qualunque parte del progetto. Come vediamo, il livello si dipingerà di bianco. Una volta fatto ciò, dobbiamo scrivere il testo che verrà utilizzato per fare questo effetto. Come carattere, io consiglio un carattere bold, ovvero un carattere molto spesso, che permetterà quindi di ritagliare una parte più ampia del testo. Io utilizzo Corrector Bold e se non l'avete, lo potete trovare come sempre giù in descrizione. Come colore potete utilizzare quello che volete, tanto poi dopo andremo a cancellarlo. Io per comodità utilizzo il nero e premendo su qualunque parte dello schermo scrivo il testo che voglio scrivere, quindi in questo caso San Francisco. Ora selezioniamo lo strumento sposta e allineiamo questo testo al centro del nostro progetto. Ovviamente le linee guida di Photoshop ci aiuteranno a fare ciò. Ora dobbiamo raggruppare assieme il livello testo di San Francisco e il livello di sfondo, in questo caso il livello bianco che abbiamo fatto prima. Quindi per far ciò assicuriamoci di aver selezionato il livello testo, poi premiamo il tasto CMD se siamo su Mac o Ctrl se siamo su Windows e selezioniamo il livello di sfondo, ovvero il livello 1 in questo caso. Poi premiamo CMD più G se siamo su Mac oppure Ctrl G se siamo su Windows e automaticamente verrà creato un nuovo gruppo. Selezioniamo questo rettangolo vicino alla T che sta a indicare lo strumento testo, clicchiamoci sopra due volte e verrà aperta la finestra stile livello. Ora, parte finale del video, in foratura dobbiamo modificare il tipo di selezione, piuttosto che fare nessuna, selezioniamo bassa. Successivamente diminuiamo a zero l'opacità di riempimento. Ora premiamo ok. E come vediamo, l'effetto si inizia già a intravedere, però il livello 1 ci oscura dalla visione dell'immagine. Quindi semplicemente dobbiamo rimpicciolire questo livello, quindi premiamo CMD più T per modificarne le dimensioni se siamo su Mac o Ctrl più T se siamo su Windows. Rimpiccioliamo il rettangolo e come vediamo automaticamente andremo noi stessi a creare il rettangolo che farà da sfondo alla scritta. Bene, una volta aver fatto ciò, l'effetto è quasi finito, se non fosse che il colore di questa immagine non ci fa vedere bene la scritta. Quindi per farla vedere un po' di più basta aggiungere un'ombra a quest'ultima, che qua in basso dove troviamo la casella chiamata ombra interna, spuntiamo la V e come possiamo vedere adesso il testo si nota decisamente di più. Bene ragazzi, questo è il progetto finale. A me piace veramente tanto, ma ovviamente quello che più mi interessa è sapere se piace a voi. Per farmelo sapere potete lasciare un mi piace, che sembra ben gradito, che appunto mi fa capire che questo video e questi generi di video su tutorial di programmi grafici vi piacciono. Ma se volete chiedermi qualsiasi cosa, volete scrivermi
riguardo a questo video, ma non solo, se volete darmi anche suggerimenti, potete farlo tranquillamente lasciando un commento qui sotto, e sempre qui sotto trovate anche il bottone per iscrivervi al canale, che vi invito a schiacciare per non perdervi contenuti di questo genere e comunque tutti i video che io carico. Non mi resta che ringraziarvi per la visione, quindi io sono Alberto e vi aspetto sempre qui su iTechPro con un prossimo video. Ciao a tutti!